Buonasera a tutti e grazie. Buonasera a tutti. No, grazie di cuore. Grazie. Cerchiamo di essere molto operativi, mancano pochi giorni, per cui è necessario chiamare amici e parenti e innanzitutto ricordargli che presto si voterà, perché abbiamo letto che molti siciliani non sanno che si andrà al voto alle elezioni regionali tra pochi giorni, 5 di novembre. Per cui cerchiamo di essere operativi, è fondamentale. Non gli diciamo di votare il Movimento 5 Stelle, raccontiamogli quel che vogliamo fare e basta. Perché io sono convinto che se le persone appunto sapessero quel che sono le nostre idee, i nostri programmi, quel che farà già nei primi mesi di lavoro Giancarlo Cancelleri, qualora dovesse diventare Presidente della Regione Sicilia, il voto al Movimento 5 Stelle sarà qualcosa di automatico. Non gli diciamo votate il Movimento 5 Stelle, diciamogli venite con noi, perché è bello stare in piazza, perché è bello aver fatto la passeggiata oggi, perché siamo gli unici che ci possiamo permettere tutto questo, camminare a testa alta in mezzo ai cittadini senza un carabiniere, senza un poliziotto, gli unici. Io detesto non solo la disonestà tout court, ma la disonestà intellettuale, le truffe delle parole, le truffe semantiche. Sono 5 anni che stiamo in quel Parlamento e hanno approvato leggi vergognose, però gli danno dei bei nomi, no? Gli ipocriti, i politicamente corretti approvano una legge che distrugge la scuola pubblica e vogliono distruggere la scuola pubblica, perché se distruggono la scuola pubblica ci sarà un popolo di ignoranti e più siamo ignoranti e più ci potranno manipolare. Però la chiamano la buona scuola. Sbloccano non il lavoro, soltanto le trivellazioni che portano inquinamento e non posti di lavoro, perché sappiamo perfettamente che investire nelle energie rinnovabili, nell'energia verde, porterà posti di lavoro qui in Sicilia. Però il decreto lo chiamano sblocca Italia, così qualcuno pensa che appunto sia qualcosa di positivo. Le riforme che volevano distruggere la Costituzione gli danno bei nomi. Sapete come sono? Le leggi elettorali incostituzionali, tutte fatte contro di noi. E oggi sento Berlusconi, tranquillo, portate, no vabbè, vabbè, Berlusconi, dire i governi di sinistra hanno massacrato l'isola, ma scusate, ma Lombardo, ma chi l'ha sostenuto? Ma Cuffaro chi l'ha sostenuto? Hanno massacrato l'isola, quindi bisogna votare il cambiamento, cioè me, Berlusconi. Che neanche c'ha il coraggio di nominare Musumeci durante il suo discorso elettorale, incredibile. Io sono convinto che Berlusconi farà il voto disgiunto, voterà Forza Italia come lista, però darà il voto a Giancarlo Cancelleri, sono convinto. Che perché gli altri... Cioè, ma ci rendiamo conto che ancora parla uno che ha fondato un partito, uno che è in carcere per favoreggiamento, per associazione, anzi per concorso esterno in associazione mafiosa, uno che ha sostenuto Cuffaro che si è fatto anni di carcere per favoreggiamento a Cosa Nostra. Cioè, ma ci rendiamo conto che quest'isola, prima di Crocetta, è stata governata per 2 mandati, una volta da Lombardo che è stato condannato a 2 anni di carcere per voto di scambio e poi da Cuffaro che è stato condannato e finito in carcere per favoreggiamento a Cosa Nostra. Ma non è tempo di cambiare! No, però si rinnovano, si mettono bei vestiti, si fanno lifting su lifting, cambiano le parole, cambiano il nome alle leggi porcata, no? E sono sempre politicamente corretti, perché qua il Movimento 5 Stelle si sbaglia una parola, apriti cielo, questi votano leggi elettorali incostituzionali e ci vorrebbero come loro. Loro ci vogliono come loro, perché il loro obiettivo non è soltanto provare a unirsi tutti quanti per sconfiggerci, no, è quasi trasformarci, farci diventare come loro. Siate politicamente corretti, utilizzate termini consoni alle istituzioni, consoni alle istituzioni, dopo tutto quello che si sono divorati e mangiati. Guardate, saremo molto chiari. Io non vedo l'ora, per me sarebbe una soddisfazione anche personale immensa vedere Giancarlo Cancelleri presidente qui in Sicilia e vederlo nei prime 3 settimane addirittura scrivere una legge, un'unica legge che racchiude il taglio delle auto blu, l'abolizione dei vitalizi regionali e il dimezzamento degli stipendi. Siamo politicamente corretti? No, siamo onesti. Sapete come la chiameremo questa manovra? Manovra suca, la chiameremo in questo modo. Andategliela a dire a siciliani che non vogliono votare. Andatela a dire che faremo la manovra suca per tutti questi che si sono fottuti il futuro dei siciliani. Via i vitalizi, via l'auto blu e fuori gli stipendi, i maxi stipendi. Sarà una goduria, una goduria. Andategliela a raccontare. Però,
Volgari, saremo volgari. Ma che c'è? Sarà fantastico. Da qua partirà un'ondata enorme. Dice bene Luigi. Noi non è che utilizziamo la Sicilia in chiave, non ce ne frega niente. Noi vogliamo vincere qua per dare all'Italia la prima regione amministrata dal Movimento 5 Stelle. Perché non date retta. È evidente che abbiamo difficoltà dove amministriamo. Ovvio, abbiamo beccato città con 15 miliardi di euro di debiti come Roma, divorate dalla corruzione a mafia capitale. Ma non si ruba più da quelle parti. E anche qui, le prime settimane, i primi mesi di lavoro di Giancarlo non saranno semplici, avremo tutti quanti contro, avremo contro alcuni mezzi di informazione magari di proprietà di qualcuno che si becca il vitalizio, e vedete come ci proveranno a fare la guerra, ed è qui che si vede il sostegno popolare necessario da parte di tutti i cittadini siciliani, perché dipende soltanto da noi, soltanto da noi. Qua non c'è più Berlusconi, Cuffaro, Miccichè, Crocetta, sta gente non esiste, la teniamo in vita noi, esclusivamente con il nostro disinteresse, con la nostra disinformazione, spesso provocata ma anche provocata da noi stessi, dal nostro fatalismo, dal pensare sono tutti uguali, non siamo tutti uguali, vogliamo una possibilità e ne abbiamo diritto noi come Movimento 5 Stelle e tutti i cittadini onesti di questa terra. Perché non se ne può più, i nemici non sono questi soggetti che non valgono niente, che un voto il 5 novembre potrebbe spazzarli via e metterli proprio nell'oblio, nel dimenticatoio di questa regione, sarebbe bellissimo. Gli avversari siamo noi stessi, quando non ci dedichiamo alla vita politica, quando non ci impegniamo, quando crediamo a quattro balle del TG di sistema, quando non ci informiamo, non ci controinformiamo come dobbiamo invece fare, quando non partecipiamo perché molliamo prima invece di continuare ad andare a prenderci il risultato, dipende solo da noi. Allora in questi ultimi giorni, casa per casa, porta a porta, no quello là, quello vero, porta a porta, citofoniamo. E diciamogli che si vota, facciamogli capire un programma, facciamogli capire chi sono quelli che si nascondono dietro Musumeci, perché è evidente, i lombardiani si infilano, i cuffariani si infilano, i genovesiani, genovese, guardate chi ho votato, anche Luigi, abbiamo votato a favore dell'arresto di Franco Antonio Genovese e abbiamo avuto estremamente ragione, perché questo soggetto si fotteva i quattrini destinati alla formazione dei giovani siciliani per il loro lavoro e poi ci dicono votate Forza Italia perché dobbiamo dare lavoro a questa regione, mandassero a fanculo, mandiamoli via! Mandiamoli via! Ce la possiamo fare! Ce la possiamo fare! Ce la possiamo fare, guardate, ci giochiamo tutto, voto su voto, vi dipende da noi, coraggio, dateci una mano, ci siamo impegnati tanto. Quest'estate, per carità, sacrifici li fanno altri, ma abbiamo rinunciato alle ferie per andare in tutta la Sicilia con dei mezzi elettrici. Io c'avevo la compagna col pancione all'ottavo mese, ci stiamo impegnando tanto. Luigi ha messo le tende qui in Sicilia e veramente ha fatto un lavoro encomiabile questo deputato, questo vicepresidente della Camera che si è impegnato in maniera incredibile. Giancarlo, sono 5 anni che gira in lungo e largo la Sicilia, che ci chiama, devi venire giù e ci fa fare 180 tappe al giorno. Ogni giorno ha girato come un pazzo, si è impegnato, se la merita questa occasione Giancarlo Cancelleri, ce la meritiamo noi come cittadini onesti. Viva la Sicilia, Giancarlo Cancelleri!